quando lo vedevo dirigere un'orchestra di 200 persone, era una sorta di, per lui era che un innamorato di orchestre e soprattutto l'etica. Lui aveva un grande rispetto per l'etica e per le orchestre, al punto che per il Conservatorio di Santa Cecilia, anzi l'Auditorium Parco della Musica, che ha un'orchestra, lui faceva 5 o 6 concerti gratis all'anno, alla fine dell'anno, per gratitudine nei confronti della struttura che lo ha fatto studiare. Questo rispetto dell'etica e della morale che aveva forte papà. Papà aveva una morale, un'etica e un rispetto fortissimo, però rispetto pretendeva pure, non era totalmente passivo, era assolutamente attivo, però era questo il ricordo più bello, l'orchestra.